Bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come: un ex protagonista di Uomini e Donne è finita nella bufera per via di una truffa che l'ha coinvolta. Ecco cos'è accaduto. Una protagonista di Uomini e Donne è stata protagonista di una truffa online e di certo questo non è piaciuto affatto ai suoi tantissimi followers. Molti infatti hanno subito smesso di seguirla, altri le hanno chiesto come avesse potuto fare una cosa del genere, altri ancora hanno iniziato a domandarsi cosa ci fosse sotto. La verità è più sorprendente di quanto si pensi. Uomini e Donne, ex corteggiatrice nella bufera per una truffa. Il web ormai ci permette di fare di tutto e di assistere alle cose più disparate. Tante volte ci troviamo a fronteggiare tentativi di truffe di tutti i tipi. Da SMS che arrivano nella speranza di portarti a cliccare su link fake, a siti falsi hackerati per rubare il tuo denaro, passando addirittura per app create ad hoc con il fine di accedere a conti bancari. Internet ha permesso alla gente di accedere alla vita, ed anche alle tasche, davvero di tutti, e questo spesso non è un bene. Per non parlare delle tante volte che persone, anche non note, pubblicizzano metodi miracolosi per guadagnare senza alcuno sforzo. Questa è una delle truffe più grandi che coinvolgono soprattutto i social ed una protagonista di Uomini e Donne ci si è trovata dentro. Ecco di chi si tratta. La protagonista di Uomini e Donne di cui stiamo parlando è Lilli Pugliese, la non scelta di Luca Salatino. L'ex corteggiatrice aveva raccolto consensi su consensi durante il suo percorso nel dating show, soprattutto per la sua grande sensibilità ed aveva commosso tutti quando aveva raccontato il suo passato. Anche nel momento della non scelta la sua reazione, cioè quella di andare ad abbracciare il tronista in lacrime per il loro addio, aveva spiazzato, in senso positivo ovviamente, tutti, opinionisti compresi. Ecco perché nessuno si aspettava proprio da lei che sarebbe successo quello che di fatto è successo. In sostanza qualcuno ha hackerato il suo profilo Instagram, ma non ha cambiato le sue generalità, ha utilizzato la sua fama per mettere in piedi una vera e propria truffa. In sostanza ha sponsorizzato dei metodi alternativi per guadagnare investendo soldi. Tantissimi utenti hanno ammesso di averle tolto il seguito dopo aver visto la sua storia, così l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato una storia in cui ha detto: "Il mio vecchio profilo Instagram è stato hackerato". Ragazzi, non date retta a quello che viene detto nelle storie perché è tutta una truffa. Io sto procedendo con tutta la procedura che viene fatto in questi casi. Se potete fate girare questo video. Grazie. Lilli Pugliese ci ha poi tenuto a precisare che non avrebbe mai pubblicato cose del genere di sua spontanea volontà, arrivando addirittura a dire che anche lei al suo posto avrebbe smesso di seguirsi dopo aver visto il contenuto della storia truffaldina. Per adesso comunque non è ancora riuscita a riappropriarsi del suo vecchio profilo, ma staremo a vedere cosa accadrà. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao.